Beh, possiamo dire che è passato un anno, ma purtroppo la situazione non è così mutata in meglio come ci si aspettava. E fondamentalmente il problema è che ci si aggrappa adesso alla mancata vaccinazione di circa 215.000 docenti, abbiamo una scarsissima percentuale di studenti che vaccinata, c'erano tutti i ragazzi che hanno fatto la maturità, ma come possiamo immaginare sono usciti dal circuito formativo scolastico e quindi alcuni di loro andranno all'università, altri andranno a cercare lavoro. Qual è il punto? Il punto è che in mancanza di una vaccinazione globale, generalizzata, che superi almeno il 90-95% del corpo docente, il CTS non se la sente di cambiare le Ecco norme. Le perché norme restano. quindi esistono, il problema è che solo in questi giorni il generale Figliuolo e le istituzioni si sono resi evidentemente conto che anche tra il corpo insegnante ci sono molti Novax, una percentuale che fa rumore perché a fronte di 1.400.000 docenti ATA e dirigenti parliamo appunto di poco più di 200.000 operatori. E questo cosa significa? Che bisognerà comunque, se perdurerà questa situazione, arrivare a settembre con le stesse condizioni, che sono quelle di una didattica con distanziamento obbligatorio, mascherina e anche laddove le classi lo necessitano, il numero degli alunni è superiore ai 25-28, come purtroppo accade. Io sono qui a Roma, ma mi risulta anche in altre grandi città metropolitane, capoluoghi di provincia, quindi in questo caso non si può stare in 40-50 metri quadri in quasi 30 Infatti ci persone. vorrà il distanziamento di 1 metro e poi la classe dimezzata, La classe si deve dimezzare o quindi scatta il la problema DAD per degli almeno il spazi. 25-30% dei ragazzi. Questo significa anche entrate scaglionate e di fatto non cambierà molto rispetto Molto, a un anno sì. fa. Docenti Covid, sì, va benissimo, si parla di, l'anno scorso ne sono stati assunti circa 25.000 a livello nazionale, si parla quest'anno anche di 40.000, va bene, ma poco servono se gli spazi sono sempre gli stessi. In questo caso, soprattutto alle superiori, bisogna andare in DAD. Andare in DAD inevitabilmente comporta una riduzione oraria, anche perché ci sono delle regole che ricordo che obbligano a una pausa, A staccare dallo diciamo, schermo. sì, Sì, a dottoressa, diceva. staccarsi dallo schermo, dico. No, Come? agli alunni a staccarsi dallo schermo. Eh Confermavo certo, quello che lei qui diceva. c'è per un discorso ecco, proprio normativo legato a una pausa ristorativa che è inevitabile. E un'ultima cosa, molto importante, poi possiamo credo passare la linea alla pubblicità. Tutto quello che ci siamo detti vale in particolare per le scuole superiori e le scuole superiori sono frequentate da studenti che raggiungono le scuole appunto con i mezzi pubblici. I mezzi pubblici a tutti oggi nei grandi centri non sono adeguatamente potenziati.